io manza fa. Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando. Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova trasmissione. Quasi a sync, dai. Poco male, dai. E diamo il benvenuto al nostro ospite, Nicolò, come stai? Bene, sto facendo un po' fatica a capire dove mi trovo e cosa stiate dicendo. Allora, guarda, bene. Siamo in due, perché c'ho Mr. Flame assente e mio padre in smart working che ha la postazione da gaming. Ma che gli è successo? Ma... No, è che ho il COVID, ragazzi. Hai il COVID? Il problema di lo sapete com'è Deadpool col COVID? Che non si riesce a mettere la mascherina perché non ha le orecchie. Ah, per quello che ha contratto il COVID. Sì, questo è un problema logistico gravissimo, ragazzi. Anche non per so Spider-Man. Come, non so come fa. Allora, intanto discutevamo prima su una curiosità, nel senso che questa roba si poteva fare dal vivo per poco, ma così non è stato. Però rimedieremo sicuramente, perché tanto tu ci passi ogni tanto a Roma, dai. Non quanto vorrei, però sì, ogni tanto mi capita. Ok, vabbè, allora io skipperei le presentazioni, infatti, skipperei le presentazioni perché ovviamente tutti conoscono Nicolò, però voglio farti questa domanda, proprio così, per rompere un po' il ghiaccio. Vai. Io da fuori, non conoscendoti personalmente, ho la percezione che tu viva su una nuvola, no? Cioè sei all'interno dei social, però non li vivi, diciamo, attivamente, nella maniera anche tossica, se vuoi. Cioè sei molto fuori da tutte le dinamiche, polemiche, eccetera. Fai la tua vita tranquillo e mi sembra che tu faccia quello che veramente ami. È così o è un'illusione? E poi uno, vedendolo da fuori, potrebbe anche dire ammazza, oh, fa proprio la vita che vorrei fare io, che taglio, ammazza, oh, quanto lo invidio. Però immagino che ci sia... proprio in pieno. È esattamente così, cioè l'hai descritta meglio di quanto avrei potuto fare io se me l'avessero chiesto. Okay. Non la parte della nuvola, ma il fatto che uso i social, sì, però mi faccio i fatti miei, piacevolmente. Ma sei così anche nella vita, nel senso non sei un polemico, non te ne frega nulla? Dipende. Cioè? Non è che non è nulla di niente, però diciamo che i social, cioè, ai social do un peso limitato. Ma tu pensi in ambito lavorativo? Pensi di fare la vita dei tuoi sogni? Comunque una vita che ti piace tanto? Sì, io sì. Personalmente sì, sono molto felice della vita che sto vivendo. Cioè posso ritenermi super soddisfatto. Nonostante il COVID, nonostante tutte le difficoltà che possono avere persone che amano viaggiare, che lavorano viaggiando, eccetera, direi che me la sto cavando molto bene, che sono molto contento. Vorrei fare di più, quello sì, però penso che sia un sentimento comune un po' a tutti. E che intendi per vorrei fare di più? E che tante cose purtroppo sono un po', cioè è come se ci segassero un pochino le gambe in questo periodo, anche se ne stiamo piano piano uscendo. Non so. Meglio se ci segassero qualcos'altro, uno dice, giustamente. Io dico che dopo questi 2 anni di pandemia, cioè magari hai avuto tante idee, tante robe, tanti progetti, tante cose che ancora non puoi realizzare, sotto quel punto di vista è frustrante, però se poi vedi la difficoltà e il modo in cui la superi, ci sta a guardare tutto in maniera... I viaggi, diciamo, sono la cosa più colpita. Eh beh, certo. Sì, i viaggi, magari gli eventi dal vivo, queste cose. Anche, sì. Ma infatti l'altra domanda che volevo farti era questa, come ti sei vissuto il momento peggiore della pandemia? Perché, come abbiamo detto prima sui social, non ti abbiamo visto perché non hai viaggiato, quindi... Come te la sei vissuta, immagino, di merda, però sei riuscito comunque a fare qualcosina con determinate restrizioni, qualcosa sei riuscito a fare? E quanti viaggi ti sono saltati, qualche situazione strana? Allora, me ne sono saltati tantissimi e ancora devo recuperare, perché alcune destinazioni o sono appena state riaperte o ancora non lo sono, tipo il Giappone chiuso, barricato, non si sa quando riaprirà. La Turchia, da poco si può andare in Turchia, quindi forse riprendo da dove avevo lasciato con la Cappadocia. Però sì, mi sono saltati un botto di viaggi e anche se inizialmente l'ho vista come una cosa un po'... Ma sì, dai, è un periodo passeggero, risolviamo, me la prendo intanto come una vacanza, mi riposo un attimo a casa, invece dopo niente.
non si è risolto una sega. Ma in tutto, cioè, tu solitamente viaggi sempre, quindi in quell'arco di tempo cosa hai fatto? Sei rimasto a casa e come hai impiegato il tempo? Deprimendomi, anche perché cioè, non è che ci fosse molto da fare e quindi boh, cioè, ho cercato di fare il possibile anche con i video, con le cose, però sì, cioè, se fai video di viaggi, se fai vedere i tuoi viaggi sui social e poi non puoi viaggiare, ti devi reinventare un attimino. Però uè, bello mio! È arrivato anche Gianluca. Uè, bello mio! Bella Gianlu! Come va? Ti ricordi di me? Ho fatto un viaggio che mi sono scordato il cellulare a casa e dopo la live c'avevo un impegno, quindi sono dovuto tornare a casa, delle cose orribili. Quando capita, è sempre Roma, siete tutti di Roma, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. No, ma per me è uno scam più che altro, perché io sono uno che di solito non si scorda nulla, ma sono stato portato in inganno dalla presenza di dei Crickis. Dei Crickis? Sì. Cioè? Non ho cos'è un'arma! No. Dei Crickis. Dei Crickis. Perché ti sei portato i Crickis? Perché sto sempre con lo stomaco vuoto e poi me lamento, no? Che, okay. Beh, allora ho detto, mi porto uno stoppino. Si sa che digiuna Gianluca, no? Gran digiunatore come i monaci. Fai bene Gianluca, è una top filosofia. Ma lei, no, che è un viaggiatore, che quindi capita che si sta molte ore o in viaggio, o in movimento, o per strada, ha un suo spuntino proprio prediletto che si porta sempre appresso, come noi facciamo con i Crickis o con la banana? Per l'appunto, eccola. Prediletto no, però se devo prendere un volo, devo essere da qualche parte all'ora di pranzo, perché io sono un polentone che mangia a mezzogiorno spaccato, mi porto la schiscetta da casa. Di solito mi faccio le piadine col prosciutto o col salame. Ok, però è interessante questa cosa, tipo la gestione dei pasti. Qual è stata la gestione dei pasti più complicata all'interno di un tuo viaggio? Magari in qualche nazione pure con pasti strani da portare. Beh, ci sono state delle volte in cui magari sono stato ore e ore e ore senza mangiare, perché magari sei talmente preso bene con il viaggio che stai facendo, stai tutto il giorno in giro e non mangi niente, tiri fino a sera e non te ne accorgi neanche. Ci sono delle volte in cui, boh, tipo, di recente quest'estate sono stato in Costa Rica, che è una figata di posto, però è uno dei pochi paesi al mondo dove non sono stato entusiasta del cibo. E c'erano delle volte in cui io cercavo i posti zozzi che piacciono a me per mangiare spendendo 2 euro, però il problema è che facevano un po' schifo e si mangiava. Lo street food, no? Lo street food spesso è la cosa... Proprio posti brutti, no? E soltanto che era cibo veramente che non mi piaceva, super unto, super fritto... Boh, però di base io sono uno che mangia qualsiasi cosa ovunque, mi fanno schifo pochissime cose, quindi sono abbastanza tranquillo sotto quel punto di vista, cioè proprio... Sei di bocca buona. Sei di bocca buona, dico. Sì, sì, quello sì, quello sì. Ma tipo, quando non sei in viaggio, fai una sorta di preparazione fisica, perché alcune cose che fai sono pure impegnative oppure no, te tieni in forma con quello, cioè... Ma non mi rendo in forma. Io, certe cose mi casano da tutti. Cioè. No, io quando non sono in viaggio sono davanti al computer a montare i video. Però sei comunque performato. Tra qualche anno... Cioè, nel senso, mi piace camminare, però a parte quello sono andato a fare un trekking 10 giorni fa e sono tanto fuori allenamento. Cioè, ero molto in difficoltà, ho fatto una fatica bestia. Invece questa è una cosa che secondo me interesserà molto al chitano, dal punto di vista tecnico, la tua evoluzione negli anni. Molto curioso. In termini di... Videocamera, microfoni... Come sei partito, videocamera... è la cosa migliore che hai adesso tecnica, secondo poi te? Poi anche che a seconda, immagino, delle circostanze. L'attrezzo che ti ha aiutato di più anche. Io ho iniziato a fare video con una GoPro Hero 2, bruttissima, e una Canon 5D Mark II che avevo prima di iniziare a fare video, no? Perché mi piaceva fare le foto, ma ero negato totalmente sia in foto che video, ho imparato strada facendo. E piano piano ho messo a parte i soldi per comprare qualcosa sempre di più performante. Adesso sono arrivato al setup definitivo con la Sony A7S3 fighetta, con l'obiettivo 16-35 luminoso, un microfono bello, però sta roba non me la porto in giro proprio sempre, infatti tipo settimana prossima devo partire, ma siccome facciamo un viaggio veramente da barboni,
vado solo col telefono e forse un action cam. Ma dove vai? È una bella coincidenza perché è la stessa nostra. Sì. Sì, sì. Quindi quella che stiamo la, qua la, su quella la, totale, no? Sì. Quella totale, sì. Sì, sì. Falla vedere, Marco, falla vedere. Eccola. Esattamente, proprio questa che ci inquadra, eccola. Ah, e sì, l'obiettivo è diverso, meglio il tuo. Tipo le cinema della Samyang, no? Sì, le ottiche cinematografiche della Samyang. Belle. Sì. Sì, la tua è, diciamo, è più comoda per i viaggi, ovviamente, perché comunque uno sì. Zoom. Power anche zero. Se cioè, è tipo andare in giro con un bebè in braccio perché sì, pesa un po', hai sempre paura che le succeda qualcosa. Ricordo che tipo tre anni fa avevo visto qualche tuo video dove per l'appunto consigliavi attrezzatura e ricordo che avevi una marea di roba, tipo una marea. Hai fatto sì, pure le Polaroid, ricordo, ma era proprio vecchio come video. Sì, ma sai anche cosa, il fatto che io tante robe le distruggo magari un po' usandole, tipo io ho una roba come 9 GoPro perché le ho fritte tutte col calore, con il freddo, entra l'acqua, le frigo tutte le GoPro. Certo. E poi magari c'ho delle attrezzature che invece ti durano una vita, tipo c'ho una telecamerina qua della Sony che dura un botto, invece, cioè è caduta, ho fatto mille cose, non mi ha mai dato problemi. E quindi a forza di accumulare, perché alla fine io registro e monto da solo, quindi c'ho tutto io, mi si accumula un sacco di robaccia che forse dovrei vendere, ma io mi attacco cioè proprio emotivamente alle macchine fotografiche, quindi non le voglio dare via. Ma hai anche altri feticci, diciamo, come oggetti che ti porti dietro dai vari viaggi? Le cuffie, che pensavo fossero collegate al computer, invece vi stavo ascoltando l'audio del computer. Bene, ok. Perché io ho detto, ma perché li sento così bassi? Invece sono inutili, perché sono sconnesse. Altri fetici che mi porto dietro durante i viaggi? Il telefono sempre incollato. Oddio. Sei mutato. Sei mutato. Sì, c'è mutato. Aspetta, dismuto io. Mi sentite? Sì, ora sì. A proposito di tecnicismi, ho chiuso le cuffie nella custodia. Ho sempre il telefono incollato al corpo perché quando c'è da filmare, eccetera, spesso e volentieri uso quello. Zaino, basta. Ma solite cose. Ma dico anche cose che ti porti, cioè nel senso che ti riporti a casa dai viaggi, sei legato a quell'oggetto oppure sei uno più da ricordo, cioè ti interessa poco dell'oggetto fisico? Dipende, se sto viaggiando super super leggero non mi porto a casa nulla, però se ho modo porto a casa un sacco di cagate, cioè veramente tantissime, e infatti c'ho la casa piena di robaccia comprata durante i viaggi. Sì, c'ho un po' un museo di reperti. Sono andato in Nepal e non so perché mi sono impuntato con sto ragazzo che era in giro con me nepalese per convincerlo ad andare in un negozio a comprare da un tipo con un prezzo basso, perché se andavo io me lo faceva pagare tanto, tipo un quadro con una rappresentazione dell'anatomia secondo i tibetani, con sto scheletro con gli occhi sparati, una cosa oscena, bruttissima, che non appendo neanche in casa. Te ne vergogni tu stesso. E ogni tanto io mi prendo bene con certe cagate, le devo per forza portare a casa. Ci sta. E ogni tanto, vabbè, fortunatamente ogni tanto mi frenano. Però, non so, tipo, dall'Islanda una volta volevo portare a casa la pelle di pecora intera, della pecora islandese, perché volevo portarla a casa, però fortunatamente mi hanno fatto cambiare idea, altrimenti mi sarei ritrovato. A parte penso... Ma non è, non è illegale. A parte l'odore, penso pesi pure. No, ma in realtà no. È una cosa comunissima lì. Ah, cioè, okay. Non il tappeto, sai, il tipico odore del tappeto. Sì, okay. Però no, dico pesa. Cioè... La caricassera. C'è un qualcosa che dici, magari è una domanda un po' strana, però qualcosa che ti sei portato via da un paese che non è fisico? Cioè dici, questo paese mi ha lasciato un qualcosa, però non è un oggetto, una cosa metaforica. Ci può essere? Allora, quando sono andato l'ultima volta in Albania, che sono quasi finito giù da un dirupo in mezzo alle montagne... Quel viaggio mi ha lasciato l'ansia del non fare l'assicurazione per la macchina a noleggio. Infatti adesso che dobbiamo andare in Bulgaria, spendiamo di più di assicurazione che di noleggio auto in sé, perché io con i miei amici ho insistito che dobbiamo farla perché non si sa mai dove possiamo finire. E non lo so, la prima cosa che mi è venuta in mente... Ma come ci siete finiti nel dirupo? No, io e questo mio amico,
che tra l'altro aveva il foglio rosa, quindi non poteva neanche darmi una mano a guidare, no? Abbiamo seguito le strade indicate da Google Maps, sbagliatissimo, e siamo finiti in mezzo alle montagne, no? Mentre cercavamo di tagliare completamente l'Albania da nord a sud per arrivare al mare, perché volevamo andare al mare, no? E ci siamo persi in mezzo alle montagne e a un certo punto, dopo numerosi segnali che ti dicevano guarda, forse non è una strada che dovresti fare, ho tentato di fare l'inversione, ma non si poteva fare perché era proprio un sentiero così, una mulattiera praticamente. Io ero con una Hyundai City Car proprio bruttissima e alla fine è andata a finire che ci siamo persi, ci hanno ospitato dei contadini albanesi a casa loro in mezzo a nulla. Il giorno dopo abbiamo impiegato qualcosa tipo 10 ore per tornare alla civiltà e la macchina l'ho disintegrata. Qual è invece la persona che più ti ricordi in un tuo viaggio? La persona che hai conosciuto in un luogo che ti è rimasta più impressa? Ce ne sono tante, ma sono tutte diverse, difficile sceglierne una. Quando ho fatto per esempio il Cammino di Santiago, ho conosciuto questo signore che aveva più o meno 70 anni, era all'ottavo Cammino di Santiago, lo faceva tutto a piedi senza farsi trasportare lo zaino o prendere mezzo ogni tot, dormiva per terra ed era anche malato terminale. E lui c'era gente che si lamentava, oddio c'ho le vesciche, sono stanco, i bastoncini non sono quelli giusti, e lui zitto zitto si faceva quello che facevamo noi, però malato terminale a 70 anni, quindi era un figo pazzesco. E poi ne ho incontrati tanti di personaggi. No, più che motivato, ma mi ha fatto dire Nicolò, sei proprio un coglione, perché quante volte ti sei lamentato che in realtà sei tranquillo, sano, puoi benissimo farle le cose, ti sei lamentato e invece c'è gente che veramente potrebbe lamentarsi e non lo fa, sta zitta e fa le cose che deve fare, per le quali crede, va. E quindi un po' mi ha ridimensionato, ecco. A me l'unica cosa che impaurisce molto di viaggi in luoghi particolari sono tipo le malattie del luogo, e magari sei in zone dove non c'è un ospedale vicino. È mai capitata una cosa del genere? Mi è capitato di farmi molto male una volta, Madagascar mi sono tipo rotto un dito e mi hanno detto non c'è l'ospedale, e mi hanno messo dello zenzero da sushi sul dito, perché lo zenzero è un antinfiammatorio e quindi mi ha sgonfiato il dito, no? Il mignolino del piede, no? Io ho detto ma questo è lo zenzero da sushi, raga, cioè proprio quello del sushi. E durante la notte mi si è sgonfiato effettivamente il piede. Poi una volta ero a Okinawa e stavo facendo, nell'arcipelago di Okinawa, stavo facendo snorkeling in un posto che si chiama, credo, Taketomi Island. E l'ho filmato tutto e l'ho messo su YouTube. È stato veramente bello filmarlo, perché lì ho rischiato proprio di morire, ma l'ho filmato. Un serpente marino è venuto su io stavo nuotando. E stavo guardando in basso, c'era niente, cioè lo snorkeling peggiore di sempre perché non c'era nulla, e vedo sto puntino che viene verso di me, e quando mi rendo conto che è un cazzo di serpente marino, io nel panico inizio ad arretrare, però inconsciamente ho tenuto la telecamera puntata per portare a casa la clip. Lo faccio per voi. Come si chiama sto video? Mi sa che non l'ho visto. Credo fosse sul primo canale, si chiama Attaccato da un serpente marino, una cosa del genere. Dopo quei titoli che non ce la farei, cioè, clicco subito. Ma ti ha mozzicato? No, ha preso la GoPro. Greve, quindi ci ha provato, greve. L'ha provato, la cosa bella è che quando sono tornato in hotel, perché stavo in questo hotel abbastanza carino sul mare, no? Che aveva anche un cartello con scritto lista degli animali pericolosi, eccetera, e c'era la foto. E io ho beccato proprio quello. Proprio lui. E se fossi stato morso in quel momento, non avrebbero potuto trasportarmi in tempo all'ospedale, perché eravamo veramente sperduti e probabilmente, se mi avesse preso un arto, avrei perso un arto. Ah, ok, così. Mi avesse preso in faccia, avrei perso la faccia. Pure serpenti. Porca troia. Però in realtà non faccio mai cose particolarmente pericolose. No, ma tipo, che ne so, intossicazioni alimentari, dissenterie, febbri molto alte, insetti di un certo tipo. Allora, mi è capitata una bruttissima intossicazione alimentare, che anche lì ho monetizzato con un bel video. Quello mi sa che l'ho visto, sì.
Ma perché è andato tipo prima in tendenza. Sì, me lo ricordo. Avevo appena aperto l'altro canale, il secondo. E quindi YouTube li spingeva, no? E praticamente cosa è successo? Che io sono andato con questo tipo, con questa guida un po' mezzo strano, mistico, tutto completamente tatuato, però non si vedeva perché copriva tutto, no? E in un mercato in Thailandia, no? Nel nord. E mi fa, andiamo a prendere la carne e prendere le cose. Andiamo a prendere la carne da questa signora che aveva il banchetto con della carne di maiale non refrigerata, al sole, con le mosche. Madonna. Da qualche giorno. Io, bravo, prendiamo la carne. Andiamo in montagna e me la fanno cucinare a me, perché la signora voleva che le provassi la ricetta. Io la cucino, ma evidentemente non l'ho cotta abbastanza. Mi sa che mi aveva scritto forse Dario Bressanini un commento del tipo: guarda che il maiale va cotto a questa temperatura, una cosa del genere. L'avevo capito anche in tempi non sospetti. Poi un maiale vecchio con le mosche. Porca puttana. Il maiale poi... Però sai, il giovane Nicolò di qualche anno fa che... Vabbè. L'ha mangiato, cioè l'ho fatto, l'ho mangiato, era piccantissimo, quindi non sentivo il sapore. Mazza, che bomba sto maiale. Intossicazione alimentare che ho fatto veramente 4 giorni a sboccare. È stato tremendo. Mi sono tipo prosciugato completamente, non riuscivo a mettere una goccia d'acqua in corpo senza poppare. È stato tremendo. Però in realtà in età adulta mi è capitato solo quella volta lì. Però tipo andando in Uganda ho fatto il vaccino per la febbre gialla, che mi ha fatto stare malissimo tra l'altro, ma non ho fatto la profilassi antimalarica. Quindi quando sono andato nella regione... Non era da quelli obbligatori, diciamo? No, io se non è obbligatorio non lo faccio, perché ho stra paura di star male. Infatti quando ho fatto il vaccino per la febbre gialla sono svenuto 2 volte. Cioè, me l'hanno fatto, stavo da Dio, io ho paura degli aghi, però stavo bene. E poi sono morto 2 volte, boom! Sono morto 2 volte. Sì, ma proprio completamente perso i sensi e mi sono svegliato col dottore che mi teneva le gambe su. E quando ho fatto la febbre gialla, dovevo fare anche il tifo e l'antitetanica. E la profilassi antimalarica era consigliata, ma io non l'ho fatta. Sono andato in Karamoja e avevo stra paura di prendere la malaria, perché c'erano un botto di zanzare e che sono gli insetti che trasmettono anche la malaria. Sono il mio incubo, le zanzare, già normalmente, figuratevi in un posto dove c'è la malaria. Ma se vado là, ma abbiamo la malaria in 3 secondi, curio, a me mi attaccano subito le zanzare. Però alla fine è andato tutto bene, non è successo niente, meno male. Porca troia. No, io ci avrei troppo paura per queste cose. Come riesci tu a fronteggiare queste fobie o queste fondate paure? Te ne frega un cazzo, vai. Allora, diciamo che non, appunto, può sembrare che io faccia chissà che cosa, ma è molto raro che io vada in posti pericolosi. Cioè, generalmente vado in posti tranquilli, che magari non sono tranquilli per alcune persone, ma per i miei standard sono molto tranquilli, ma mi basta che un paese sia sufficientemente sicuro e ci vado, no? E a livello proprio sicuro, sicurezza personale. Poi lato malattie o cose simili mi è capitato pochissime volte di rischiare, come questa volta in Uganda, perché io non ho mai messo l'antizanzara, non lo metto mai, piuttosto mi faccio pungere. Però a un certo punto, quando mi hanno detto guarda che qua c'è la malaria, io ho detto oh, ok, allora ho iniziato tipo a spruzzarmi tanto di quell'autan addosso, il bagno proprio. C'è stato magari un posto che hai visitato che ha, sta al minimo, quindi più basso, Devi basso di così perché vai rosso. Esiste un posto dove sei andato, anzi ti voglio chiedere 2 posti, il posto dove sei andato dove avevi massime aspettative, poi però sei andato là e hai detto mazza, un po' una merda, oppure comunque non soddisfa le mie aspettative, e viceversa, uno dove non avevi grandi aspettative che invece ti ha sorpreso. Perfetto. Allora, basse aspettative... spesso, nel senso, io tengo le aspettative a volte molto molto basse. Per esempio posti come l'Est Europa ti sorprendono facilmente, perché non ti aspetti che siano una figata. Poi per me, che mi piace il genere, sono proprio una figata. Però oggettivamente uno magari dice non mi piace. Invece posti che sulla carta dovevano essere un viaggio perfetto e non lo sono stati, a volte mi è capitato, perché tipo quando sono andato in Sudafrica ero super gasato,
ma sono andato la prima volta, anche perché comunque si parla di un po' di anni fa, quando non avevo nemmeno la disponibilità economica per fare chissà che viaggi. Cioè, io vedevo il Sudafrica e dicevo, però porca vacca, mi costa 800 euro il volo, non ci posso andare. Quindi quando ho trovato il modo di andarci, tramite un brand praticamente, io sono andato alla cieca. Però per colpa di questo brand io sono andato a fare delle cose anche abbastanza pericolose, perché mi trovo nel centro di Cape Town, che è mega pericoloso per la criminalità nei confronti degli europei, no? E in pratica tipo c'era gente che mi seguiva la sera per rapinarmi, mi dicevano, quelli con cui ero lì mi dicevano, guarda che se vai a ritirare l'ATM ti... come si può dire? Ti assalta. Ti assaltano e ti rubano tutto, anche la vita, no? Per rimanere, non so quali siano le regole di no, Twitch. No, guarda, puoi dire tutto tranne la parola con la F per definire gli omosessuali e la parola con la N per definire le persone nere. Sì, ma comunque se per cronaca puoi raccontarsi. Ah sì, vai tranquillo, vai tranquillo. No, no, era per dire che mi hanno proprio detto, guarda, non andare a ritirare gli ATM che sono sulla strada, perché ti sparano e ti rubano tutto. Bene. Greve. E effettivamente c'era quest'area, aria un po' così, no? Però boh, ho detto magari stanno esagerando, e poi è capitato che mi seguissero, eccetera, e poi per mille problemi con questo brand qua, al quale mi sono affidato, non sono riuscito a fare niente delle cose che volevo fare. Cioè, e l'unica cosa dici? Eh? I contenuti? No, ma il viaggio in sé, cioè volevo che fosse un viaggio figo, a prescindere dai contenuti, a parte un trekking sul non mi ricordo come si chiama la montagna, quella dal quale tutti vanno a vedere il tramonto a Cape Town. Comunque un po' di cose le ho fatte fighe, però per dirti, tutto il resto del viaggio è stato mega sfigato. Cioè, dovevo andare sulla Table Mountain, che è questa montagna dalla quale vengono giù le nubi, una cascata di nubi, una roba fighissima, e volevo andare su e prendo un Uber. L'Uber arriva in cima, cioè arriva a metà della salita per andare su e mi dice, no, qua mi si fotte la frizione, zio, devi scendere. Okay. E mi lascia lì da solo con tutta questa gente super losca che mi guardava come se fosse una troia. Il simbolo del dollaro. Quindi io cosa faccio? Chiamo un altro Uber e mi faccio portare su. A metà anche questo tipo mi dice, ma io non posso, perché c'era la coda, no? E se non è la macchina automatica fai tutto il tempo in salita con la frizione in coda, e poi se avevano paura di bruciarsi la frizione. Ma ho mollato lì, e quindi io, è arrivata la notte, mi sono dovuto fare tipo tot chilometri a piedi per tornare dove stavo, in una casa studentesca, in centro a Cape Town, a piedi, attraversando tutti i quartieri brutti da solo. È stato un po' brutto. Dico, però ma non c'è la funivia? The Warriors, sembrava. C'è la funivia per andare su, ma per andare alla funivia c'è la coda. Ah, cioè, proprio, cioè, per arrivarci, insomma. Eh sì, perché prima del tramonto tutti vogliono andare su, certo, a vedere il tramonto, e quindi si fa la coda, no? Si fa la colonna. E quindi niente, mi hanno mollato da lì e me la sono dovuta fare fino al centro di Cape Town a piedi. E vabbè, è stato un po' così, però sono ancora qua, quindi va bene. Invece dei paesi dell'est, che hai detto che comunque ti affascinano, no? E io ci sono stato un paio di volte anni fa, e ricordo che c'era un'atmosfera ovviamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi, no? Cosa ti piace a te di quei posti là in particolare? Allora, a me piace il fatto che siano molto umili, scassati, esteticamente brutti, lontano da tutto ciò che la gente normalmente cerca in una destinazione, però tutto questo si riflette positivamente sulla gente che è super mega ospitale e non se la tira mai. E quindi per me è una figata, perché, non so, tipo sono andato in Moldavia e eravamo in giro con un ragazzo moldavo che ci è venuto a prendere in aeroporto di notte, ci ha portato i kebab da mangiare sotto questo mega aereo abbandonato come una specie di monumento fuori dall'aeroporto di Chisinau. Cioè, non lo so, però mi viene difficile pensare in Italia a uno che gli dici, che non hai mai visto, che magari non vede da una vita, che gli dici, guarda, arrivo alle 2 di notte, mi viene a prendere, questo ti viene a prendere e ti porta pure da mangiare. Beh, David Rubino. Tra l'altro. David Rubino. Sì. Poi i boccali di birra costano tipo 1,20 euro, e ragazze sono tutte fregne atomiche. Dire, è un giro di ha fatto un giro di parole per dire la cosa più bella dei paesi dell'est, in particolare della Moldavia, è la fregna.
Però vabbè, sappiamo e che poi, tu sei a posto. Siamo stati super mega sperduti, però sì, i commenti che ho ricevuto per il 90% erano: oh, ma l'hai viste le tipe moldave? Tutte queste robe qua. Classico proprio. Vabbè. Ma è una leggenda o è vero? Nicolò. No, beh, oggettivamente c'è pieno di bellissime ragazze e un sacco di babushke col foulard. Quindi c'è tipo 10 e 1. Quella a 31 anni. È come la puntata dei Griffin che dicono in Russia 10-10-1, 10-1. È così. Cioè, vabbè, adesso non vabbè, diciamo che nella lotteria genetica è un 50-50, capito? No, ma non è lotteria genetica, ha detto bene Marco, quando compiono 31 anni diventano le babushke direttamente. C'è la trasformazione. È vero, cioè quando vai in giro, una cosa che noti, per esempio, per la capitale, se uno guarda appunto il genere femminile, ci sono tantissime babushke, poi queste ragazze che sembrano delle modelle che sono lì, insomma, in giro nel centro. Non so, io sono andato a vedere questo mercato a Chișinău, che lo fanno un mercato che fanno sulle rotaie del treno, e quella era una cosa che notavi, che era tutte sciure, e in più sbucavano queste ragazze stupende che sembravano delle modelle. Ma tipo delle modelle. In questi posti hai per caso approfondito anche, che ne so, il mondo della pornografia, della prostituzione? Perché molte ragazze, essendo belle, lavorano anche in questi campi. Non ho approfondito di persona, ma so da precedenti viaggi in Romania che ci sono tante realtà del tipo... cioè, non so se posso dire il nome. Vabbè. Vai tranquillo. Sì. Vabbè, ci sono proprio dei saloni, diciamo. Ok. Molto pubblicizzati, tipo che io ero in giro per per Arad in Romania, e vedevi proprio le macchine brandizzate di questi saloni dove era proprio esplicito il fatto della prostituzione. Ma tipo quei video che vediamo sui siti di quelle casone dove vanno tutti i tizi, ci stanno tipo che ci stanno i buchi al muro. Io non ci sono mai stato, però mi sembra proprio una roba da fittizia che faranno su in Repubblica Ceca, sinceramente. Sì, infatti non credo che sia reale una cosa del genere, però... non esiste in Italia, da qualche parte, un posto del genere. Ma te che intendi, Simone? I Glory Hall, che intendi te? No, perché per Glory Hall si intende, sì, quello che dici tu, però quelli grossi proprio, non solo quelli piccoli dove infili... C'è proprio tipo c'è proprio una voragine con le gambe di una donna che escono, insomma. Non so se hai mai visto. Ma che è? Cioè, c'è un mezzo, il mezzo sotto di una donna che esce da un muro. Guarda, su questo mi ero impreparato, Simone. Ma è una cosa inumana. Non rientra nelle mie categorie, sinceramente. Ma ti immagini? Ma che è tipo il Mago Silvan che c'è mezzo. Ma ti pare che c'ho un ventre che esce dal... muro così con le gambe aperte? Mezzo corpo. Era l'inferno dantesco. Ma dall'altra parte la Sigano, capito? C'è il trucchetto di magia. Per gli altri, cioè, tipo la parte, diciamo, under 16, e ti fanno il giochetto di magia. Ma che Sigano. E dall'altra parte c'è Glorioso. Di solito la parte sopra la donna, invece qua la parte sopra c'è tipo un minotauro, sì. Cavallo Nicolò traumatizzato. Nella chat dicono Nicolò tutto cringiato. Effettivamente sono degli argomenti poco family friendly per i miei stand. No, vabbè, ma questo in realtà a livello di informazione. No, però è una domanda che non mi hanno mai fatto, ma è un argomento che al di là delle cazzate, io sono serio, nel senso che ci sono delle realtà da questo punto di vista, alcune inquietanti, altre interessanti per come gestiscono questo tipo di mercato. Secondo me potrebbe essere interessante da approfondire, no? Sia purtroppo quelli spiacevoli, cioè papponi, sfruttamento, cose del genere, sia quella regolamentata. Sì, poi in posti dove non conosciamo, perché vedi, tipo in Olanda sappiamo un po' tutti come funziona, in altri posti no, infatti è una domanda molto interessante. Non c'è stata nessuna meta dove tu hai visto un alto tasso di prostituzione? Io ho sentito parlare molto di magari alcuni paesi dove c'è pure quella minorile, oppure che c'è una cosa veramente molto, molto greve, no? Magari in posti poveri. Filippine, tipo Thailandia. Allora, in Thailandia ho vettato tantissima prostituzione minorile, proprio, però... la prima volta che sono andato, anche perché sono andato in zone molto turistiche, tipo Krabi, Phuket, dove tra l'altro adesso c'è il corridoio turistico attivo, quindi volendo si potrebbe andare a Phuket, però io a Phuket proprio ho visto scene terrificanti di sti vecchi bavosi bastardi con le ragazzine
thailandesi piccolissime che passeggiano mano nella mano, cose che vorrei non vedere mai più per il resto della mia vita. E poi ho visto tanta prostituzione in Africa, nel senso di prostituzione maschile, cioè per le donne europee o americane o comunque occidentali che vanno in Africa. L'ho visto tantissimo in Kenya, però so che è una roba molto presente anche in tanti altri stati africani, dove comunque c'è un turismo occidentale che vogliono sfruttare anche da quel lato, oppure si crea un turismo occidentale solo per quello. Il turismo tipo... sessuale, sì, sì. Vedi, turismo un po' di parità sessuale, anche nella prostituzione. Però è una cosa femminile, cioè proprio lì mi è capitato che in maniera totalmente spudorata andassero lì dalle ragazze a dirgli vengo in camera tua stasera, eccetera. Cioè, è proprio una roba che succede. Sì, sì, vabbè, dove i Pantella hanno fatto i provini hanno scelto Fine. Sì, e Ulli pure. No, Ulli no. No, no, Fine. Sì, sì, sì. Vabbè, lui si chiama, com'è? Big Bamboo. Big Bamboo. Sì. Sì, sì, sì. Big Bamboo. Cioè, l'ha, raccontato. L'hanno trovato lì. Non vi sto seguendo. No, no, vabbè, no, tranquillo. Ce l'ha raccontato in un'intervista. No, è una intervista vecchia, una cosa goliardica. No, vabbè, allora, parliamo di un altro argomento un po' spinoso. Parliamo, perché siamo a Roma, siamo a Roma. Dal punto di vista economico, anche molti ragazzi giustamente chiedevano in chat, no? Soprattutto all'inizio, come hai fatto a finanziare questi viaggi? E soprattutto, qual è la tua abilità nella selezione, nella preparazione, organizzazione di un tuo viaggio? Perché, ad esempio, Simone è molto skillato su questo, cioè becca sempre magari... le offerte, io invece so, vabbè, prendi il primo che capita. Pure io. Dici pure qualche trucco, magari, cioè qualche consiglio. Allora, tipo io adesso, allora, per quanto riguarda come ho iniziato io, se, cioè se si va a vedere cosa facevo all'inizio, non è che facessi delle robe particolarmente incredibili, e i video che più mi hanno spinto sono dei video che magari Romania 10 euro, appunto, Romania 10 euro, cioè ho fatto tanti weekend o robe in Est Europa che mi sono costate meno di una cena a Milano. E quindi non avevo chissà, cioè non facevo delle cose così incredibili prima di iniziare a lavorare con dei brand che pagavano il viaggio per me, e quindi semplicemente ho iniziato gradualmente. Poi magari ci sono stati dei viaggi un pochino più costosi senza brand, dove semplicemente pagavo di tasca mia come una persona normale che lavora e si metteva a parte i soldi per le vacanze, perché alla fine io quando ho iniziato YouTube non è che ho detto ah adesso inizio a fare lo YouTuber e facevo solo quello e guadagnavo 2 euro al mese. Cioè è chiaro che facessi altro nello stesso periodo, no? Cioè facevo il videomaker, eccetera. E quindi mettevo da parte i soldi e li spendevo per i viaggi, perché comunque a un certo punto della mia vita ho capito che volevo spenderli così. Adesso, nonostante abbia magari più possibilità in termini di economiche per i viaggi, perché so che comunque ogni viaggio che faccio a fini YouTube è un ritorno economico. Certo, un investimento. È sempre un investimento alla fine. Io ho un pubblico che... ah, tra l'altro non l'ho neanche detto che ero qua in live. Vabbè, probabilmente lo sapranno già, perché cioè, siete tipo quelli con più spettatori. Allora, io l'ho iniziato un po' così, piano piano, finanziandomi da soli i viaggi, poi iniziando con i brand, adesso sono a un punto in cui voglio prenotare per un viaggio, c'è da spendere, spendo, perché alla fine è il mio lavoro, e i soldi che guadagno grazie alle persone che mi seguono li investo per fare dei viaggi che sono anche per le persone che mi seguono. Però faccio anche dei viaggi volontariamente super economici, perché ci sta a far vedere non soltanto le cose costose, ma anche quelle che non costano niente. Infatti, per esempio, tra una settimana vado in Bulgaria, perché ho beccato i voli a 4,99€. Top! E cosa fai? Non vai? Cioè, certo. C'ho 25 minuti, posso farlo perché il mio lavoro me lo consente, è il mio lavoro, e quindi faccio così. Quindi cosa ho fatto? Sono andato a vedere i voli e sono andato subito a cercare i posti più economici, e oltre all'Italia c'era la Bulgaria. Volo per Sofia c'è scritto 11 euro, poi cambiando le date sono arrivato a pagare 4,99€, quindi 9,98 per fare andata e ritorno. Mi costa meno che andare a Milano con la Brebemi, che è l'autostrada quella vicino a casa mia, quindi una ladrata incredibile l'autostrada, una roba proprio troppo economica. La Bulgaria, va in Bulgaria. Quindi vado in Bulgaria, prenoto il volo e poi ti dice vuoi aggiungere il bagaglio? No, non lo aggiungo. Quindi volo soltanto con lo zainetto piccolino. Della a mano, sì. No, no, neanche il bagaglio a mano, la borsa piccola. Proprio la borsettina, ok.
quella che cede, Davide. La sacca, sì, la sacca. La sacca. Tanto non ci cambiamo, non ci portiamo dietro vestiti di ricambio, ci mettiamo tutto addosso e chi se ne frega. E poi, per esempio, ti chiede l'assegnazione dei posti. Scusa, se ho pagato 4,99 euro per il volo, secondo te spendo altri 2 euro per stare vicino, seduto vicino al mio amico? Cioè, posso stare da solo 2 ore. Quindi anche lì soldi risparmiati. Niente bagagli in stiva, niente robe, risparmi tutto. Poi per dormire, non so, io ho visto un posto per la prima notte, perché noi non organizziamo niente, però la prima notte volevo farle in ostello, ma ho trovato una soluzione ancora più economica, 11 euro in tre a casa di una signora votata 2.8 su Booking. Quindi volevo troppo andare lì, se ancora disponibile. E poi, se viaggi con gli amici, dividi tutte le spese della macchina, dei pedaggi e della benzina. Certo. E tipo quando porti queste borsette, no? So che tu hai già consigliato sul tuo canale lo zaino del Cerbero, perché insomma è pratico, è pratico, è piccolino. Lo zaino del Cerbero? Sì, però appunto so che l'hai sponsorizzato e ti abbiamo pagato anche abbastanza per farlo. Però nel senso, qual è il tuo kit imprescindibile? Cioè, in questa piccola borsetta cosa metti? Tipo, agli scout mi ricordo il coltellino svizzero era fighissimo, ma vietato, era vietato ovviamente. No, perché era? Perché non si poteva. Perché no. Era pericoloso. Invece, quali sono i tuoi oggetti imprescindibili per i viaggi, quando hai una borsa piccola? In realtà è quasi tutta attrezzatura per i video. Cioè, mi porto il telefono, power bank, magari un cavallettino, le cuffie per guardarmi qualcosa sull'aereo, ma sai che se proprio viaggio proprio allo strettissimo indispensabile ho con me quasi niente, giusto magari... Ah, ecco, una cosa sì, io ho questa regola che devo avere un cambio di vestiti pulito prima di salire sull'aereo, cioè io devo salire sull'aereo pulito. Poi quello che succede nel mezzo posso anche essere lercio marcio, ma sull'aereo prima di salire, sì, prima di tornare a casa, al ritorno devo avere un cambio pulito. Quindi quello non lo tocchi per tutto il viaggio? Esatto, io ho un cambio che non tocco per tutto il viaggio. Se mi mancano le mutande, i calzini, le robe, cioè, mi è capitato spessissimo di andare in giro senza mutande, per esempio. Ah, io sempre senza mutande di ricambio. Vai senza. Che poi alla fine uno quando torna dalle vacanze o comunque da un viaggio è sempre il momento in cui è più lercio. Esatto, no, tu io fai mi pulisco prima di partire, prima di tornare. Poi quando torno a casa ho l'aspetto di una persona quasi normale. Però durante il viaggio, cioè io e i miei amici scherziamo sempre sul numero di docce che ci facciamo, perché siamo proprio degli zozzoni. Quando viaggio con i gruppi che organizzo io, con le persone che viaggiano con il mio tour operator, sono un po' più normale. Però quando sono proprio con gli amici, lì, cioè siamo dei selvaggi. Una volta ci siamo lavati in una cascata perché non facevamo la doccia non so quanti giorni. Però dai, cazzo, 14 gradi. Sì, però eravamo tipo quasi il circolo polare artico. Vabbè, che schifo. Ma come senza mutande? Sì. Ragazzi, io quasi sempre senza mutande sono. Ma sì, ma spesso le metto... guarda, ultimamente le uso un po' di più perché fa freddino, soprattutto in bici. Però sai che dipende pure l'estate, io preferisco paradossalmente l'estate che è più caldo, preferisco avere le mutande perché mi si appiccicano i genitali ai cosci. Sì, vero. Però l'inverno, per dire, si può pure stare senza mutande. Sì, però fa freddino, dipende. Vabbè, la verità, sì, che te si appiccica una palla a una coscia. Sì, sì, senza mutande chi i jeans. Sì, sai, ma io ho sempre le tute, sai. Allora, con i jeans spesso, l'inverno tuta, però sono rimasto, cioè da bambino rimasi completamente traumatizzato da una scena di Tutti pazzi per Mary. Non so se avete presente. Sì, cazzo. Quella del gel. Quello che se no, la lampo. La lampo, esatto. Ah, madonna, stavo pensando al gel per capelli io. No, quella è capolavoro. Quella della lampo, quella della lampo perché ti fanno proprio vedere, diciamo, la pelle, no? Esatto. Brutta. Esatto. Ma io tipo non ho i jeans, cioè io non ho un paio di jeans, non ce li ho. Vabbè, ma sono scomodi per fare quello che fai te. No, ma in generale, io potrei, cioè nel senso, dovrei averli perché alla fine se escono come una persona normale in Italia ci sta che ti metti un paio di jeans, però non ce li ho. Vabbè, quelli larghi in realtà ci può stare, nel senso li usavano io. Vabbè, ma si vede proprio il tuo stile pure è molto di vestirti largo, molto, diciamo, un po' esotico. Sì, anche la panzetta, ci sta. No, poi tu hai una fortuna, nel senso che nonostante l'assenza di doccia, i tuoi capelli non sembrano mai unti.
Zio, lascia stare che ci sono delle volte che sembra che mi ha leccato giù un cavallo. Sì, però okay, considerando le condizioni al limite. Quello è vero, però cioè tipo adesso questi sono i miei capelli lavati ieri. Se tu vedi delle clip che ho, che magari io non ho avuto neanche il coraggio di mettere, no, di solito metto tutto, però ci sono delle volte in cui faccio veramente schifo e preferisco fare il voice over e metto sulla la clip perché ho veramente i capelli che fanno vomitare. Pensa che quando sono andato alle Hawaii, che dici, non è neanche un posto così avventuroso, no, le Hawaii sono una figata atomica, però prima della pandemia sono andato alle Hawaii, io e il mio socio eravamo in stanza insieme in questo ostello e c'è stato un momento che lui aveva i capelli solidi così, no? E mi diceva, madonna Nick, non mi faccio la doccia. No, io gli ho detto, zio, non mi lavo da 5 giorni. Mi fa, io da 7, tipo. E avevamo un grumo di sabbia nei capelli e nelle orecchie perché andavamo a fare il bagno con le onde che ti tiravano su sta sabbia corallina molto spessa che ti rimaneva incastrata. Facevamo veramente vomitare. Però dicevamo, ma io faccio il bagno in mare come se mi facesse la doccia. Certo. No? Con tutto il sale. Un fastidio atroce. Ma io so... Mi dà fastidio la pelle. No, che... Allora, tu devi sapere questo, sì, no? C'è Marco che gira quando va al mare con una doccia portatile. Non sto scherzando, ce l'ha fatta usare pure. Come la doccia portatile? Ha una doccia portatile. Lui in pratica ha una sacca tipo così, tipo un sacco di patate, però litri. Ripieno d'acqua con un coso da doccia, proprio con la cipolla. Cosa gravissima. Lui lo appende su un albero, lo aziona e se fa la doccia. Ma come? C'ha la doccia portatile, la doccia pure voi, alla fine la siete fatta. Io no, però devo dire che se la sono fatta tutti. Ma non pensa bene, l'acqua dolce ed è utile, che è me leva un po' il sale, perché mi dà fastidio la pelle, mi gratta sulla maglietta. Ma... Simone, ricordi? Sono schifettoso su sta cosa. Sì, era tipo un kit da avventuriero. Sì, lui lo legava ad un albero e se faceva la doccia come i barboni, noi lo prendevamo in giro, però vabbè, sì, faceva ridere. Nicolò, c'avete la soluzione? Però in realtà, per la doccia, l'abbiamo presa in giro e poi ce la siamo fatta pure noi, è questa la storia. No, loro non gli andava. Ma è leggera? È leggerissimo. No, beh, è leggera quando la riempi, no. Beh, grazie al cazzo, dico da portare. Riempita fino a 30 litri, quindi un pochetto pesava. Però... Ma non riempita, dico. No, vuota e leggerissima. Vuota. Sì, sì, è un sacco. Un sacchetto. Nicolò, prendi in considerazione sta cosa? No, ma forse ce l'ho da qualche parte, perché io ho anche un furgone camperizzato e l'ideale sarebbe attaccarla fuori, ma in realtà c'ho tipo il doccino che puoi far uscire dal finestrino, quello del lavandino, e ti lavi. Però sì, tendenzialmente, cioè, se devo fare delle cose con gli amici eccetera, ci sono delle volte che facciamo davvero schifo, poi ovvio, cioè, ci laviamo anche noi, però tipo quando sono andato in macchina fino in Islanda mi sono lavato sul traghetto, cioè in quasi un mese di viaggio abbiamo fatto un totale di 7 docce. Onesto, beh. In viaggio c'è compresa la cascata. Vabbè, fa un freddo della Madonna. Compresa la cascata è bello, però. No, la cascata mi ha dato un'illuminazione, ovvero che se tu sei sporco veramente tanto, perché noi cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati alle isole Faroe, abbiamo dormito in tenda nel giardino di una tipa che non conoscevamo, no? Quindi non avevamo la confidenza di dirle possiamo farci anche una doccia nel tuo bagno, anche perché le avevamo detto che stavano lì solo una notte e siamo stati lì tutto il tempo. E quindi cosa è successo? Che a un certo punto abbiamo visto sta cascata e abbiamo detto laviamoci sotto. Però se tu stai in tenda durante la notte, cioè dormi in tenda, durante il giorno fai trekking, stai sempre in macchina, in giro, caldo, freddo, giaccone, sudice, cioè a una certa fai veramente schifo. E quindi a un certo punto abbiamo detto facciamoci una doccia nella cascata. Però se tu non usi il sapone, cosa succede? Tu dopo un giorno, 2 giorni, 3 giorni che non ti lavi, puzzi, no? Però dopo un po' il puzzo si sedimenta, non lo senti più, non puzzi più. Non lo senti tu? L'abbiamo sentito. No, perché noi eravamo in 4 in macchina, non lo sentivo. Vabbè, c'erano voi puzzoni, no? Però gli altri immagino... Cioè, se entra uno dentro in macchina... Ma pensa a quella macchina! 4 formaggi, tutti. In ogni senso, vabbè, comunque, vabbè, diciamo che non lo senti più. Vabbè, no? Sì, certo. Vabbè, in quell'occasione comunque... Se tu ti bagni, ma non usi il sapone, fa tipo il deodorante che si riattiva ogni tot. Solo che puzzi, cioè che ti riattiva il puzzo. E quindi lì, quando abbiamo detto, madonna raga, facciamo veramente vomitare, il giorno dopo siamo saliti in traghetto, io mi sono catapultato in doccia per essere il primo con la doccia pulita e non incrostata dello sporco di tutti, a lavarmi nella nostra cabina schifosissima interna, perché eravamo in 4 nella cabina che costava di meno. Immaginate che odore c'era. Mamma mia. Pestilenziale. Come scrivono in chat, peggio dei Licani proprio. Peggio stanno i finestrini. Manco Licani.
strani. All'avventura. Vabbè, comunque in quell'occasione. Però quando c'è qualche donna, tipo viaggi con ragazze, lì massima pulizia. Lì è diverso, lì è diverso. Se sei tra uomini, noi diciamo sempre che si va in modalità uga uga. Se si è in presenza di donne, è uga smorzato, capito? Cioè, non puoi essere, capito, with the boys, vero? Eh beh, certo, cioè, pure perché il pesce va pulito bene. A voi è mai capitato di pescare, poi cucinare, cose così, tipo? Chi c'ha dietro? Beh, strano gancio, comunque no, non credo. Mangiare roba che ho pescato. Ah, sì, no, sì. Però vabbè, non era un contesto così wild. Cioè, nel senso, era molto wild, ma non ero io così wild che zozzo, che ero chissà dove. Però sono andato a pescare la prima volta con un tizio polinesiano in Polinesia. E lui non parlava inglese né francese né niente. E io non parlavo la sua lingua e quindi non potevamo comunicare, però mi ha insegnato a pescare. E poi una volta, situazione abbastanza analoga, con un signore anziano giapponese a Goto, che è un arcipelago a largo di Nagasaki. Quindi da Nagasaki prendi il traghetto e vai in questo arcipelago. E mi ha fatto pescare anche lui, non capivo una parola di quello che diceva. Però abbiamo pescato. Hai pescato a Nagasaki? Vicino. Ah. Non molto proprio. Vicino non è più. Sai qual è un mio sogno? E non so sì, dov'è Marco, che potrei Simpson, realizzarlo. No? Il mio sogno è andare in un posto dove pescare gamberoni per poi mangiarli crudi. È il mio sogno. Guarda che non sto scherzando. Se lo trova non se ne va più. No, gamberoni, chi mi conosce bene sa che non scherzo. Gamberoni sicuramente l'avrà trovato in Sudafrica. Gamberoni crudi. Una piccola città cinematografica. Non so se District 9, gamberoni, capito? Top Buba, sì, tipo Buba. Voglio un Buba, ragazzi. Marco, non so se ha capito la scena. No, gamberoni no, però quando ho pescato in Polinesia e in Giappone il pesce poi me lo sono mangiato per lo più crudo. E anche lì commenti, ah, ma non lo sai che ti becchi parassiti, le peggio cose. Ma mi devo privare di questa esperienza perché non posso abbattere il pesce prima di mangiarlo quando sono in mezzo all'oceano con un pescatore che mi sta insegnando, che lo fa anche lui da tutta la vita. Cioè, magari lì ho rischiato, ma secondo me no. Però è stato figo perché abbiamo proprio preso il pesce, siamo andati in Polinesia, abbiamo preso il pesce, siamo andati su questa spiaggia dove questo tipo che si chiamava Bruno aveva allestito una sorta di cucina realizzata con robe trovate in mare e roba da discarica, no? E mentre lui cuoceva il pesce su un bidone, Madonna, con un fuoco dentro, quindi anche lì un tripudio di profumi, abbiamo cucinato il pesce crudo con il latte di cocco e le cipolle, ed è la cosa più buona che puoi mangiare tipo in Polinesia. Mazza. E anche quando sono andato in Giappone a pescare, ovviamente anche lì il pesce l'abbiamo mangiato crudo, tranne l'aragosta, perché l'aragosta, la signora, la moglie del pescatore, cioè tipo ha preso l'aragosta ancora viva, l'ha piantata su un tagliere e l'ha tagliata a metà davanti ai miei occhi. Me l'ha aperta in due. Bellissimo! E le due metà le ha usate per fare la zuppa e poi forse ha cotto un altro pesce, mentre il signore era lì come se niente fosse, che a mani nude con sta sciabola sfilettava il pesce tipo Fruit Ninja, come se niente fosse, con la canna dell'acqua che lavava via tutte l'interiore, le robe. Cioè, vedi gente che lo fa da tutta la vita, una roba che te non hai mai visto, che magari, cioè, te prendi il pesce dal pescivendolo e questo qua, pesce pescato, disintegrato, mangiato nel giro di poco. Che poi il cibo è l'elemento di un'altra cultura più accessibile, no? Proprio per entrare in contatto diretto, secondo me, più di qualsiasi altra cosa. Forse la musica anche. Il cibo e la musica sono le cose che... Perché il cibo è anche una cosa necessaria. No, vabbè, e il cibo diciamo che devi andare là a magnallo. La musica, puoi sentirla, la musica invece si può facilmente trasportare, però è sicuramente più accessibile del linguaggio, perché il linguaggio è un ostacolo, e della cultura, perché a volte ci sono delle barriere culturali. Il cibo può essere una barriera culturale se non sei abbastanza aperto, ma tendenzialmente se mi danno una roba da mangiare la mangio. E infatti ho mangiato un sacco di cose spettacolari, un sacco di cose che fanno schifo. Questo è interessante. Qual è stata la barriera culturale più complessa da superare? A livello di cibo o a livello in generale? No, in generale, no. Allora, in generale, complessa, che mi ha creato un po' di difficoltà quando sono andato in India
nel sud dell'India, dove praticamente per dire, avevano tipo il sì e il no invertito Ah, e sì. muovevano la testa continuamente così io non capivo cosa stava succedendo. Cioè, pensavo mi stessero prendendo per il culo. Dio, Io, no. no? Ero lì con tutti questi qua che mi fissavano e facevano così. Io dirvi, scusate, ho iniziato a farlo anch'io. Però in realtà non è stata una particolare Strano, beh. barriera. Poi, quando mi sono approcciato le prime volte al mondo arabo, pensavo che ci fosse questa barriera perché mi avevano detto un sacco di cose, avevo studiato un sacco di cose che poi in realtà si sono rivelate essere molto più contenute in termini di odio. Non dare mai, cioè, tipo una cosa automatica che ho, chiaramente, non gli dai mai la mano sinistra a una persona musulmana perché per l'Islam è considerata la mano impura che viene utilizzata E per si dice funzioni pure corporali. qua, è da infami dare la mano sinistra. Infatti, Traditore. una mano Ma del dai, diavolo. scusa. Cioè, però nel senso non tocchi una persona con Sì. la mano sinistra, con la spalla, credo. Ah, sì. Però queste cose non le so, anche in Giappone, per dire, non le tocchi le persone. Ogni tanto mi scappa, tipo che sto ridendo con uno e gli faccio vecchio guascone sulla spalla e lui mi guarda come se gli avessi insultato la madre, no? Però in realtà grosse, grosse barriere non le ho mai incontrate perché viviamo in un mondo molto globalizzato. Forse se avessi fatto gli stessi viaggi decine di anni fa le avrei viste queste barriere. Vero. Qual è, cioè nel senso, a me sembri molto spontaneo anche negli approcci che hai nei tuoi video, eccetera. Questa è una cosa, che ti viene naturale oppure cerchi anche volontariamente di cambiare un po' il tuo atteggiamento a seconda di queste culture diverse? Perché io non saprei, ad esempio, come approcciarmi magari a persone che non conoscono una cultura totalmente diversa, non so. È una domanda un po' Allora, io sono particolare, abbastanza però. tranquillo, però se devo essere sincero, l'unica cosa che mi frena nell'approccio con le persone è la telecamera. Cioè, l'unica cosa che mi frena è la telecamera. Non so mai quando la telecamera è un problema, quando no. È vero che basta chiederlo, ma già chiederlo mette a disagio la persona, capito? E quindi quando c'è la telecamera di mezzo, io sono naturale e sono naturale nei confronti del mio pubblico. Infatti, una cosa che mi dicono di solito quando mi beccano è che figa, sei uguale ai video. L'unica differenza è che non dico le parolacce nei video, no? Per il resto sono identico. Forse molti mi dicono che sembro più alto, cioè che sono più alto dal vivo. Questa cosa mi lusinga molto, grazie. Però quando c'è di mezzo la telecamera con le persone dei posti che visito, cioè, è un po' strano, capito? Perché a Vabbè, volte ci ti sono dispiace persone. magari se qualcuno sta a disagio per la telecamera. È Sì, vero, perché vedi poi un po' l'interazione. in montaggio lo vedi, perché loro tipo stanno ridendo e poi si girano verso la telecamera così. E quindi io in quel momento cringio di brutto perché dico, cazzo, vabbè, la taglio chi sempre. Però sì, cioè, ci sono delle situazioni super fighe, super spontanee dove ho timore a tirare fuori la telecamera perché non voglio rovinare il momento e lì mi dispiace perché non porto a casa il video per quelli che mi seguono, però d'altro io dico sempre che in primis io devo vivere il viaggio figo perché altrimenti non saprei come trasmetterlo in una maniera giusta, capito? Perché se il viaggio è una Certo. cagata, come faccio a inventarmi un viaggio bello, capito? Cioè, se voglio trasmettere qualcosa di positivo deve essere in primis un viaggio autentico, no? Ma al Certo. massimo la racconto dopo. Io ho due domande, una seria e un'altra serissima. La prima è Vai. questa. È strano da chiedere, ma fai mai un viaggio senza telecamera? E Sì. soprattutto la telecamera ti condiziona un po' il momento? Sì, indubbiamente la telecamera condiziona, sia per il mezzo fisico in sé, perché se tu sei in giro con una telecamera non sei in giro a mani vuote, quindi in certe situazioni magari con una telecamera non ci vai. Ci sono state le volte in cui ho detto no, minchia, non voglio andare dentro con questa telecamerozza gigante oppure cose di questo tipo. Oppure delle volte in cui dentro non è possibile filmare e dico che cazzo, sono qua a fare i video, sono qua perché mi permettono di fare questi viaggi, grazie ai video che faccio, il video non lo posso fare, non ci vado, no? Però ci sono anche delle volte in cui me ne frego. Di recente sono andato a Parigi, ho fatto qualche clip ma non ho vloggato Parigi perché non, capito, non volevo godermi il viaggio a Parigi. Sono andato perché vari motivi, tra cui il fatto che non ero mai andato al Louvre, per esempio. Quindi sono andato perché volevo vedere il Louvre, perché in 30 anni non ho mai visto il Louvre, cioè forse è il caso che Parigi ce l'ho qua, prendo e vado, no? E quindi mi sono organizzato perché penso fosse una cosa importante.
però non ho fatto video, cioè avrei potuto dire vado a Parigi, comunque ci spendo un po' di soldi, perché alla fine tra aereo, volo, cioè cose così, hotel, bla bla bla, giustifico tutto con un video. Non l'ho fatto, ho fatto qualche clip che magari metterò da qualche parte, ma non penso. Ci sono delle volte in cui la telecamera è superflua, ne posso fare a meno. Mm-hmm. Però di base è un qualcosa che ti condiziona. Anche perché inconsciamente, se fai YouTube da tanti anni, quando c'è la telecamera ci fai caso, certo. E quindi non sei più te e basta, capito? No, ma soprattutto, vabbè, adesso io parlavo di proprio del tuo approccio, quindi levando le altre persone, poi ci hai già spiegato un po', però credo anche il discorso di far capire alle persone quello che stai facendo, cioè ho un canale YouTube, monterò questo video, magari, ecco, magari quando ci sono dei limiti... infatti. Non la faccio mai, mi mette troppo in imbarazzo, capito? Infatti è per quello che spesso e volentieri c'ho il telefono e basta, perché se tu c'hai questa... Sei uno youtuber o un tizio super creepy, dipende da dove ti trovi. Ciao! Dipende anche cosa riprendi. Tipo Lynch, capito? Anno che ti Strade perdute, stai così. Sono delle volte in cui mi rendo conto che, vabbè, se tu c'hai questo, sei una persona abbastanza normale, no? Quindi a volte preferisco usare il telefono, molto spesso preferisco usarlo. Se sono circondato da tanti amici, siamo in giro, eccetera, non ho problemi a usare la telecamera, no? Però generalmente preferisco usare solo il telefono. Che ne pensi di tutte queste tipo Osmo Pocket, queste nuove videocamere piccole che no, che puoi portare? È un Non po' pensi sia strano. adatto? Perché è stata creata proprio per i vlogger, no? Quindi è interessante anche sapere la tua opinione su questi Cioè, aspetti. per me è scomoda, uno schermino troppo piccolo, è molto piccola, quindi, cioè, una telecamera così non è stabilizzata come l'Osmo, però è grossa e quindi la stabilizzi tu e il movimento che si crea è molto più naturale di quello che, tra l'altro, ti può anche creare l'Osmo, comunque un gimbal elettronico che potrebbe anche impanicarsi nel momento del bisogno. Cioè, se io sto facendo una clip e dico, oh cazzo, guarda là! E mi giro piano, super stabile. Cioè, non è, capito, non è realistico. Invece, quello che magari rende i video più coinvolgenti è anche il fatto che usi la telecamera a mano. Ma comunque, prima mi era venuto in mente il fatto che mi è capitato di essere lì a fare delle clip, delle robe col teleobiettivo e poi rendermi conto che magari stavo filmando un parchetto dove c'erano dei bambini. Cazzo, forse era meglio che la smetto. Ma resta. Ti hai capito? Può succedere. E questo è un po' il mio approccio con le telecamere ai viaggi, perché in primis devo fare il viaggio, essere viaggiatore e poi youtuber, altrimenti le due cose non ti danno l'output desiderato. Se vuoi fare una cosa esclusivamente per i video di YouTube, è un altro discorso, perché in quel caso me ne frego e faccio il video, perché ci sta a fare il video. Se è una roba figa e non è l'esperienza, ma proprio oggettivamente è una roba figa da far vedere, lì me ne sbatto e vado diretto in modalità YouTuber, però generalmente prima sono in modalità viaggio. C'è una domanda dalla chat. Andrai mai in Corea del Nord? Allora, mi piacerebbe perché comunque è la Corea del Nord e da come me ne ha parlato anche Giuseppe, Progetto Happiness, Sì, che è sì. stato così, cioè io ho un'ansia atomica perché io sono uno che combina tante cazzate quando è in giro. E se andassi in Corea del Nord probabilmente mi arresterebbe. Ma vacci con lui, noi l'abbiamo pure intervistato, ci ha raccontato un po', sarebbe una bomba di Io video, non so di se troppo vuole forte. tornarci. Non so se è No, prudente mi sa che manco tornarci. puoi, in effetti. Non Capito? puoi, mi sa che non può Fa tornare le perché, no, perché ha riprese pure. pubblicato, è Ma sai che certo, con è vero. le riprese avevo È vero, sentito, sì, perché lui ha pubblicato tutto, è vero. Ci aveva detto che c'ha tipo il DASPO. È vero, è Rob? vero. L'arrestano. È vero, non Non ci può credo andare. che possa andarci e sinceramente non so se ci Però andrei lo o devi fare, dai, per forza. Cioè, io sto top aspettando solo video. quello da te. Boh, c'ho un po' caga, cioè sinceramente c'ho Quando paura. Ho avrai un paura di cancro, tipo, parlare, no? perché è una Tipo. roba troppo figa, perché mi affascina tanto, capito? L'idea del paese chiuso, del regime, di tutto quello che della propaganda, quelle cose, cioè è indubbio che siano cose affascinanti. Perché in un mondo dove, tolto il Covid, è tutto accessibile, tutto raggiungibile, eccetera, a parte alcune eccezioni, c'hai un posto come la Corea del Nord che, essendo così chiuso, Certo. attira per quello. No, ragazzi, Però, era vabbè, per. ho tante cose nella mia wishlist, sono contento di aver visto altri paesi, tipo per esempio il Bhutan, che è un altro paese molto chiuso, ma un paese buono, positivo, dove non si violano i diritti umani, no? E adesso, per esempio, ha riaperto
cioè è aperta al turismo l'Arabia Saudita, e io vorrei andare anche in Arabia Saudita perché ci voglio andare da una vita, però per la situazione attuale, il modo in cui trattano le donne, non so se il mio andare in Arabia Saudita possa essere una cosa positiva o negativa, perché da un lato sto, tra virgolette, pubblicizzando un paese che non rispetta i diritti fondamentali delle donne. Dall'altro... Un disclaimer, dicendolo. Vabbè, però, cazzo, anche se metti il disclaimer ci stai comandando. Però è comunque informazione. Però dall'altro... Ah, dici, lo finanzi comunque, ok, in quel senso. Lo finanzi comunque, però dall'altro lato l'unica cosa che può salvare, tra virgolette, paesi che sono ancora chiusi su queste cose fondamentali è l'incontro con l'Occidente. Eh sì, in magari quel caso, guarda, potresti contattare Matteo Renzi. E invece, anche... per quanto riguarda la Corea, Antonio Razzi. Anche vero. Contestualizzo, io ho detto ci andrai quando avrai il cancro, era per fare un parallelismo col racconto che ci hai fatto del malato terminale. Marra, ma cosa dici? Eh no, invece sì, cioè se secondo me... No, se sono malato terminale me la gioco. Abbracciando perché... quella filosofia... Ma chiaro, se capisco. Quello sarebbe lo spook proprio... Ma poi sai che libro che viene fuori, sai che serie di video... Capito, tipo Giardina che quella volta ha raccontato, tipo, mi sono finto... Immaginate quanto avrei incassato il comico col cancro, tipo così. C'è sta, secondo me. Però sì, e poi devo farti ovviamente la seconda domanda importantissima, no? Io ho visto molti tuoi video, però quello che mi è rimasto più impresso è sicuramente quando hai parlato della tentacolare Pescara. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Della tentacolare Pescara? Della città di Pescara? Quando è che ho parlato di Pescara? Quando hai fatto quella serie di 12 puntate su Pescara? No, mi sa che l'ultima volta che ho parlato di Pescara ero a Tirana e ho inquadrato il mio amico che mi guarda e fa sembra Pescara, a caso. Ma eravamo, cioè, in centro Tirana, era pure un posto carino, lui fa siamo a Pescara. Niente, si è pure presa male per questa affermazione, ha detto non ci paragonare, però era bello il posto. Nel senso, cioè, sono stato a Pescara un paio di volte. Beh, Pescara è la top città. Oh. Io le noto queste somiglianze, sono tipo il tuo amico. Anch'io le noto somiglianze strane, però quel posto non sembrava per niente. Non c'entrava nulla. Ma ci sei stato mai invece, tipo tipo in Egitto, a Sharm el Sheikh, posti così? Ah, voglia, sì, io ho fatto per un periodo anche l'agente di viaggio e ho fatto Sharm el Sheikh, Marsalam, tutto l'Egitto, perché era una delle destinazioni turistiche preferite degli italiani. Sono gli unici posti che io conosco qualcosa, perché ho viaggiato solo là praticamente all'estero per il 95% delle volte con la famiglia, da quando sono piccolo. Lo so sempre. Ma stati... ci sta, perché anche tanti viaggi che ho fatto li ho fatti con la famiglia, normale. Sì, cioè, ogni estate in posto dell'Egitto, quindi andando là da quando avevo 11 anni... Ho visto molte realtà, poi specie Sharm el Sheikh prima del bombardamento, cioè ho vista sia prima che dopo. Hai visto? Poi è stata a Salsuolo tutto quella parte là, no? Cioè, sai che infatti... io ricordo che credo andavo alle fine medie, inizio superiori, e c'erano stati proprio dei veri e propri attentati. È stato a Salsuolo tutto, poi è stato ricostruito. Sì. Ed è stato ricostruito. Io ricordo la vecchia Sharm el Sheikh. Il posto là turistico, quello là centrale. Questa cosa, ma boh, o me la son persa perché non, vabbè, comunque non ci vado da un sacco di tempo io. Perché ricordi, un certo per dire come era prima, ricordo pure che era diverso pure come pagavi la roba. Io ricordo, era il secondo viaggio, andavo in seconda media, avevamo fatto sta cena tipo una aragosta a testa, tipo tutta roba, e ricordo che avevamo speso tipo 11 euro a testa, una cosa del genere, tipo andava a costare 3-4 euro, una aragosta così. Poi i prezzi sono cambiati, insomma, sempre diciamo umani, però poi sono saliti, ma ricordo quegli anni lì che veramente costava pochissimo, infatti era proprio la tappa che facevano un po' tutti, la ricordo, Sharm e posti là vicino, sì. Io sono del 93, quindi immagina che c'ho 11 anni. Adesso, cioè, tutte quelle mete che sono diventate... A parte che secondo me l'Egitto ha sofferto ma troppo con la pandemia, però un sacco di mete le ho viste trasformate negli anni per l'avvento del turismo, perché logicamente le persone dicono arrivano quelli con i soldi, sfruttiamoli. Però è una cosa normale, cioè è una cosa che succede in qualsiasi mercato quando c'hai la domanda, è quello. Certo.
Però sinceramente non mi ricordo di No, nessun un attentato bombardamento. probabilmente era, perché pure la chat dicono, non un bombardamento di aerei, delle Non mi bombe. ricordo, mi Non è ricordo stato solo che è stato bombardato ora da guerra. al suolo Scrivono nel turco. 2005 c'è stato un attentato che ha fatto esplodere delle bombe. Sì, io Tipo una ricordo macchina è esplosa. che era successa sta cosa e ricordo per l'appunto che c'è stata un'estate, se non due, che era fortemente sconsigliato andare lì. E quindi mi sa che quell'anno andai in Grecia, credo. Sì, ci sono stati periodi in cui era sconsigliatissimo andare a Sharm o comunque in Egitto in generale, e in uno di questi periodi io ero là e in realtà non succedeva niente. Più Cioè, che non Sharm c'era el Sheikh niente. era più Champer Sheikh. Champerde. Dai, faceva ride questa, vaffanculo. Champer Sheikh faceva Ma ridere. perché Nicolò non sa i meme, quindi non Sono può. tutti i nostri meme No, stupidi. io parlo a voi, merda. Ah, vabbè. Ah, sì. Marco sta ridendo per pietà. No, sì, sto a ridere perché ne è moriso, ecco, quello che faceva ridere. Ma come ricordo male? Ma mo chiamo cane pazzo. Vabbè, comunque, dicono Nicolò, come si diventa Storico agente di egiziano. viaggio? Ma non si diventa agente di viaggio se nel 2022? Chi è che diventa agente di viaggio nel 2022? È una professione che con l'avvento delle prenotazioni online non ha purtroppo futuro. Io poi non faccio l'agente di viaggio adesso, ho un tour operator che è una cosa diversa e offro lavoro per una categoria diversa, sempre nel settore turistico, che non è l'agente di viaggio che sta dietro il bancone e ti vende la vacanza, ma è la persona che, per esempio, ti porta all'avventura, ti guida al van, eccetera, eccetera, che sono i Spiegaci nostri coordinatori, i nostri sta driver. cosa che è Sì. Il interessante, come funziona? futuro magari dell'agente di viaggio, quale sarebbe il modo migliore oggi come oggi? Allora, secondo me il futuro dell'agente di viaggio è molto grigio, perché l'agente di viaggio è una figura professionale che ti assiste nell'organizzazione, nella vendita di un pacchetto di viaggio, che può essere utile se devi fare il viaggio di nozze o se hai bisogno di una roba aziendale del tipo ieri sera tornavo da Roma, cioè mi hanno detto ti anticipiamo il volo, ma non è che quelli che mi hanno detto che erano lì con me della produzione mi hanno detto che stavo facendo un lavoro. Ti anticipiamo il volo, avevano un'agenzia che organizzava i voli, faceva tutte le cose e a fine mese pagavano, capito? Cioè, quello è un'agenzia che si occupa di viaggi per altre aziende e ci sta. Se tu sei specializzato in viaggi business, viaggi di nozze, ok, cioè ci sta, però la figura tradizionale dell'agente di viaggio tipico all'italiana non ha futuro. Io adesso sono un tour operator che organizza e vende pacchetti di viaggio. Sono quello che gli agenti di viaggio vendevano, capito? L'agente di viaggio era l'intermediario tra il cliente e il tour operator, cioè lo è tuttora. Io da cliente sono stato promosso a tour operator perché ne ho aperto uno. E noi abbiamo una squadra di persone che lavora con noi e offriamo questa posizione come coordinatore o driver, sono le persone che lavorano con noi. Noi abbiamo anche l'agenzia, quindi ci sono persone che lavorano in ufficio, ci sono persone che invece viaggiano, guidano il van e si divertono con la gente. E insomma, siamo un tour operator che offre queste posizioni lavorative, che non è l'animatore del villaggio turistico, ma è un viaggiatore che ti coordina il viaggio che tu hai acquistato. Non so come Ah, spiegarlo. figo però, eh. Incredibile. Cioè, poi vede tutte le mie. Beh, c'è cioè uno esperto e te porta in giro, pure ma ti figo. accompagna anche, quindi. Beh, penso di sì. Ma Io quella faccio un gruppo dove praticamente ci si trova in aeroporto, becchi nuova gente figata, con cui figo. viaggiare, si parte, il coordinatore e il driver sono coloro che ti curano tutta la parte del viaggio, ti portano in giro, che guidano il van, che ti fanno vedere il percorso del trekking, le cose a vedere, i ristoranti dove andare a mangiare, i migliori, eccetera, eccetera, quelli con cui fai il viaggio, a cui ti affidi, per far sì che tu non ti debba preoccupare di nulla se non di goderti il viaggio che hai scelto. Beh, figo. Ultima È domanda, anche poi semplice. Rossana Viaggi. E che Rossana viaggi? Viaggi, sì, ma anche Marco Togni, Dario Moccia, insomma, ce ne sono. Rossana Viaggi è quella di... Come si chiama? Sabio. È quella di Sabio. Giuseppe Sabio. Sono quello. Sì, l'ho visto anch'io. Che ne Matto in pensi di culo. Rossana Viaggi? E che Non lo so, viaggi? non... E che Potrebbe viaggi? essere una semplicissima gag per dei video, prenota un viaggio con Rossana Viaggi. Dai, fallo! Ma fai un viaggio con Sapio, Vabbè. ma lo sai che Ma content? viaggio con Sapio ti porta a lui, no? Dov'era la Madonna di Međugorje? Ti Međugorje. Ma è porta da bellissimo. Međugorje. Raga, sono andato in macchina a Međugorje, tipo troppo triste. È un centro commerciale. Sono andato d'estate, io ho detto andiamo, raga, stiamo facendo i Balcani in macchina.
andiamo a Međugorje che magari becchiamo Paolo Brosio. Sta sempre là lui. Ma io ho capito, ma quella che è una Madonna. Tappa cristiano-capitalistica, cos'è sto Međugorje? Madonna, è sì, capitalista. A parte che si scherza un botto anche nell'ambito religioso sul fatto che a Međugorje non sia mai successo nulla. Cioè, ho sentito molte situazioni dove si rideva di questa cosa, cioè abbastanza risaputa. Poi, vabbè, ovviamente c'è chi ci crede e può credere a quello che vuole. Però io quando sono andato, non solo non ho sentito proprio nulla, mi sembrava un posto arido, proprio sterile, vuoto, finto, costruito, ma mi ha traumatizzato, per quanto possa traumatizzarmi qualcosa, perché generalmente mi scivola tutto addosso, mi ha fatto pensare veramente tanto il fatto che fosse un supermercato della fede. Cioè, erano solo negozi su negozi, imballati di merce, made in Cina, madonnine con l'acqua santa, rosari. Io ho comprato una maglietta di Međugorje, perché ci sta, avevo la maglietta col suo Papa Francesco, quella ci stava bene assieme, quindi ho preso un souvenir. Però di base è un supermercato con questa collina bruttissima dove non avevo voglia di salire, ci sono andato col drone perché mi sembrava troppo triste la situazione, no? Ma è vergognosa come cosa, perché un conto è che dici esiste un supermercato dei cristiani dove o tutti possono andare lì e si comprano le cose ai prezzi che assurdi che dicono loro, e vabbè, però lì i cristiani ci vanno perché in teoria c'è una promessa di misticismo, di miracoli, no? Che se vai a Međugorje ritroverai la tua fede. Sta proprio là, secondo me, l'esca e l'inganno. Ma sono 2000 anni che c'è st'esca e l'inganno, Simone. È una merda, è la stessa. Bisogna fare qualcosa quando lo vedi, perché dici boh, cioè nel senso è un business. Quando si riduce proprio solo al business è un po' brutto. Poi tra l'altro sono passato anche davanti alla sede di Radio Maria, c'è la sede di Radio Maria, sono passato davanti con la macchina e della... Ma era proprio strano, era proprio tutto abbandonato. Però in generale noi non siamo andati lì per quello, ci siamo passati e ho detto dai, andiamo a Međugorje. Però non so, ovviamente se uno ci va senza fede, cioè penso non... Io sono andato perché volevo vedere Paolo Brosio, raga. La fede era lì. Sta là Brosio, fede per Paolo. Ma a proposito di truffe, ti è mai capitato di beccare una truffa per quanto riguarda i viaggi? Prenotazioni, cose di questo tipo? No, sono sempre molto cauto e sistematico quando si tratta di prenotare, però mi è capitato di essere complice quasi di una truffa, e qua inizia la clip che poi caricano magari su TikTok. Allora, io ho sponsorizzato un tour operator che poi è sparito con i soldi di un sacco di gente, e che non aveva prenotato grazie a me, perché io i video ancora non li avevo messi e non li ho messi. Però di base sono stato coinvolto sempre per l'Egitto, e perché era un lavoro, cioè mi pagavano, sono andato per quello e sono andato a registrare i classici video barriera corallina, deserto, robe così, però sponsorizzato da questi che mi pagavano il viaggio, no? E questi qua non mi hanno pagato per un sacco di tempo, e io avevo bisogno di quei soldi perché, cioè, ero all'inizio, no? Quindi contavo tanto sul fatto che mi pagassero, perché avevo investito, avevo comprato una macchina fotografica, robe. E questi qua sono finiti pure a Striscia, alla fine è crollato tutto, e sono falliti, e si erano intascati un sacco di soldi, un sacco di gente aveva prenotato per andare via, credo a Capodanno, con loro, e non sono partiti, perché i viaggi non c'erano, e questi soldi se li sono intascati, e si erano intascati pure i miei, ho dovuto fare una mega crociata di non so quanto tempo per riuscire a farmi pagare con ci sei riuscito? Gente. Sì, alla fine sì, ma sono andato in modalità recupero crediti e lì proprio non potevano non pagarmi, perché ero diventato l'incubo di quelle persone. Ma meno male che, cioè, che non hai fatto uscire il video. Sì, perché cazzo, se uno dei miei follower avesse prenotato e poi sarebbe stato un disastro, cioè. Sì, poi vai a spiegare che vai a spiegare, sì, certo. No, il video non l'ho messo, mi pare. Non l'ho proprio messo. Non era una grave perdita, perché alla fine sì, era figo, i pesci, le cose, però niente di incredibile di nuovo. Però ci sono stato dietro tanto tempo, anche perché comunque per una roba personale io ho fatto un sacrificio molto brutto, del quale mi pento, per fare questo lavoro, perché comunque era un periodo in cui ci credevo troppo in quello che stavo facendo su YouTube, ed ero disposto a fare dei sacrifici che adesso non farei mai,
perché comunque il lavoro va sempre staccato dalla vita personale e deve avere sempre una un'importanza inferiore rispetto alle cose giuste, vere, no? Delle persone, cioè la famiglia, gli amici, eccetera. Io non l'ho capita subito questa cosa e ho commesso gli errori. In quel caso, diciamo che ho preferito fare questo lavoro perché ho detto no, il mio lavoro lo devo fare, ed è stato un incubo, cioè vorrei non averlo mai fatto, non solo per i soldi che non mi davano e tutto il casino che ho dovuto mettere in piedi per averli, ma per i sacrifici che ho fatto. Infatti quello è stato un capitolo abbastanza importante nella mia, tra virgolette, carriera, perché mi ha insegnato che non devi sacrificarti al 100% per il lavoro, anzi, cioè deve avere, il lavoro deve finanziare le cose belle, le cose giuste, la tua vita, ma non deve essere la tua vita, capito? Certo. Che sembra una cosa scontata. Magari all'inizio uno investe anche di non più. Non lo capisci subito. No, ma investe cioè, anche di più. Cioè, sembra una cosa scontata. Però, secondo me, anche voi... Cioè, quando cioè, il lavoro che si fa sul web, il lavoro che si fa da persone che lavorano nell'ambito della creatività, ti porta via tantissimo in termini di tempo, in termini di pensiero, di concentrazione, di testa, no? E le persone che fanno lavori più tradizionali giustamente fanno fatica a capirlo perché non è loro compito capire queste cose, loro devono soltanto fruire del prodotto finito. Certo. Perché è giusto così. Cioè, io se guardo un film... Non è che sto lì a preoccuparmi se l'attore gli è successo qualcosa durante il film, cioè non ci pensi, guardi il film e basta, certo. Ma ci pensi dopo al massimo, però sì, lì ho capito comunque qual è stata una roba importante per il me del presente, che devi comunque dare il giusto peso al lavoro, anche se ti dicono fai il lavoro più figo del mondo, sì, ma è sempre il lavoro e basta, certo. Cioè deve essere solo lavoro. Che poi tu lo faccia per passione, perché alla fine sei appassionato e potresti fare anche altro, potresti fare le cose solo per soldi, eccetera, però deve rimanere comunque lavoro, secondo me. No, ma certo, ma la passione poi, cioè fare quello che, come ci hai detto poi all'inizio, tra l'altro, fare quello che ami sicuramente è una grande spinta, una passione, però alle volte anche in quei casi rischi di farti fagocitare completamente e quindi mettere da parte appunto la tua vita, certo. Per gli obiettivi, per le ambizioni, una cose personali, certo. Cioè, adesso sì, cioè, selezioni molto di più, immagino. Io non mi faccio tardire troppo dall'ambizione, dei soldi, delle robe, perché altrimenti poi te ne penti, secondo me. E se poi te ne penti? Io sono diventato Andreotti perché in questo momento sento che appunto c'è tanto e tanto di quella cosa del lavoro e poco invece del fare altro. In questo periodo, pure all'inizio della live, no, che mi ha detto come stai? Nel senso, proprio questo periodo in particolare, inverno, incovidito, e penso che sia io che anche i miei colleghi, oltre a fare il Cerbero, non è che ci togliamo così nulla. Tanti sfizi. Nessuno sfizio, no? No. Quindi facciamo questo e basta. Quindi noi, io personalmente sto attendendo la primavera, come fosse, come se cambi qualcosa. Però... Che beh, il Covid sicuramente non aiuta, perché se uno già ha le sue robe, eccetera, eccetera, in più si ritrova imprigionato in casa perché è positivo, cioè io adesso, se mi facessi un test e scoprissi essere positivo... mi saltano i progetti, mi saltano le robe, cioè un po' vado in crisi, non è che sono sempre il santone che sta da Dio tutto il tempo, cioè mi abbatterebbe di brutto, capito? Quindi cioè un po' ti capisco. Simone c'ha un effetto placebo, però in realtà non è che è veramente positivo. Cioè, ah no, positivo. Non sono positivo, no, era una gag. Cioè sei positivo, lui nel senso è incovidito. Detto, sei a casa, ti ho detto, ma sei positivo. Sì, no, lui dice incovidito quando sta chiuso a casa e non esce, lo chiama incovidito. Diciamo che c'ho la paraculite, la famosa paraculite. Ah, ragazzi, purtroppo... Mettiamola così. Purtroppo dobbiamo salutare il nostro caro Nicolò, anche se dalla faccia vedo che starebbe con noi altre 4 ore, perché ho una live con Dario Moccia ed è un placement, quindi ci tocca andare, però... Veramente grazie mille e spero poi di, insomma, vederti anche qua di persona, speriamo di organizzare. Ma facciamo un viaggio insieme, ma magari. Andiamo a Mignotte Moldave, no! E dai! Andiamo a Medjugorje. Allora, se volete fare veramente una roba
veramente figa, si va a Medjugorje. Dai, vedi, dai. Guarda, viaggio Irleo, però. Viaggio Irleo, perché noi sta no, allora, se volete fare una roba ancora più figa, si prenota un viaggio organizzato di Paolo Brosio, io ci sono. Dai, dai, è geniale. Facciamo così, unirla a Medjugorje con Human Safari e Paolo Brosio. Perché lui organizza dei viaggi. Io l'ho buttata lì l'idea, le grandi idee non le dico mai perché ho paura che me le ciulino. Se me la ciulate siete i merda. No, no, questa no, no, idea no, non si farebbe mai. Te o niente, quindi è impossibile, guarda. Dai, staccatevi una settimana, anzi fate Twitch in real life con la sim bosniaca a Medjugorje con Paolo Brosio. Dai, H24. Starebbe. Guarda che volevamo farlo un Cerbero on the road, sono tipo anni che lo diciamo, sono anni che ci propongono di fare cose simili ma non abbiamo ancora mai fatto niente. Ci propongo. Magari se proprio deve accadere, magari deve accadere con Human Safari, Cerbero Safari IRL a Pescara pure. Da Pescara a Medjugorje, top. Beh, grazie mille, Nicolò. È stata una bella live, vi ringrazio per l'ospitata. Grazie a te, top live. Ciao, bello. Ma chiudo qua o chiudete anche voi? No, io devo andare a un'altra live. Chiudiamo noi. Ah, sì, tu chiudiamo noi. Sì, 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 sì. Ma chiudiamo tutti. Chiudiamo tutti, mandiamo la sigla. No, perché magari rimango io. No? No, mandavo la sigla, penso. Sì, sì, sì. Ah, andiamo direttamente in sigla? Sì, sì, sì. Oddio, potremmo anche mettere questo. Riesci a condividermi lo schermo, cioè a mettere in reaction e levare noi? È una buona outro, secondo me. Oddio, adesso no. È un po' impegnativa, dici, eh? Aspetta un attimo, vediamo un attimo se c'è. La potrei fare, però non adesso, cioè ci metto 5 minuti. Va bene, grazie, a stasera, alle 21. Ciao! Ciao! L'ho fatto. Ah, l'hai fatto, ok. Ciao, belli! Eccoci qua. Ciao, ragazzi! I nostri mic. Grazie. Prima o poi si portano via. Raga, ti darò il mio cuore. Ti darò il mio cuore. Ciao. Se vuoi, ora parla con lui. Bellissimo. Non riesco a crederci. Abbiamo fatto 250 chilometri per venire a Pescara a vedere un concerto dei Jalis. Dimmi che non è vero. Guarda che i Jalis sono un pezzo di storia della musica leggera italiana. I Jalis? Certo, senti che sound, guarda la gente che stenta a stare seduta. Ora parla con Rubino. Spero solo che non mi veda nessuno che conosco. Se no, la mia carriera in discoteca è finita. Fiumi di parole e fiumi di parole tra noi. Senti Paolo, dimmi la verità, c'è qualcosa che non va?